Allora, ultimo appuntamento della mattina. Salvatore Di Matteo già lo conoscete per l'anno scorso, chi di voi non è ancora venuto. Dunque stamattina io ho un particolare orgoglio, perché quello che verrà fra poco è uno dei pochi casi in cui viene rappresentato contemporaneamente l'impasto a mano, l'impasto con la spirale e l'impasto con una macchina a bracci tuffanti, con punto pasta e eventuali elicità, difficoltà, problematiche. Sono, diciamo, dei riassunti di conoscenza molto molto importanti, molto intensivi. Credo che sia un'ottima occasione, Salvatore lo conoscete bene, è un nostro amico, è un nostro vero amico, lo scoprirete anche domani perché è un nostro vero amico. E quindi andiamo avanti, auguriamo di buon lavoro e buona fortuna a voi. Okay, grazie. No, salve a tutti, grazie ancora perché mi avete voluto ancora di nuovo qui quest'anno tra di voi. Niente, inizieremo praticamente con l'impasto della Verace Pizza Napoletana, quindi l'impasto STG che ci è stato riconosciuto quindi dalla Comunità Europea. Quindi inizieremo con il processo di lavorazione della Verace Pizza Napoletana, vera pizza napoletana, come magari fa piacere a voi chiamarla. Quindi le dosi sono molto semplici, si inizia con nel mettere l'acqua, quindi un litro di acqua, per ogni litro di acqua si aggiunge 50 g di sale marino. Per la lievitazione invece il classico lievito di birra, e normalmente diciamo con la temperatura che abbiamo oggi il disciplinare ci indica da 1 grammo a 5 grammi, quindi diciamo che oggi siamo in una media stagionalità, quindi andiamo al centro, 3 grammi per ogni litro. Per la farina invece c'è un range che va da 1,6 kg a 1,8 kg e dipende insomma un po' dal tipo di farina che si vuole usare, quali sono le caratteristiche poi dell'impasto finale che insomma per le ore di lavorazione che uno magari ha bisogno di lavorare, perché noi pizzaioli dobbiamo avere comunque durante la nostra fase di lavorazione serviamo le pizze ad esempio a pranzo dall'una alle 3:30, quindi abbiamo bisogno perlomeno di 3 impasti, perché un impasto diciamo quando arriva al suo punto massimo di maturazione ci durerà quell'ora, ora e mezza massimo, quindi per renderci, per dare il prodotto diciamo all'utente finale nella sua massima diciamo così digeribilità, insomma fragranza e tutto. Quindi adesso partiamo dalla prima macchina, che è una macchina praticamente a braccio tuffanti, che poi in realtà è quella che usiamo, perlomeno uso io, che è la sostituzione diciamo così per, è l'unico macchinario che si usa per fare la pizza napoletana, quindi non ci sono altri macchinari perché tutto il resto va fatto a mano, ma è quello che ha sostituito diciamo così, ha permesso ai pizzaioli durante gli anni di non fare più l'impasto a mano, ed è secondo il mio punto di vista, ma perché anche questa va bene anche l'impasto a mano, però è quella che ci permette che il risultato finale che noi abbiamo all'interno della vasca sia una a forma insomma di una sfera, perché dobbiamo avere l'incordatura che praticamente è presente in tutta la parte dell'impasto, quindi l'impasto deve diventare tutt'uno. Quindi con questa qua adesso iniziamo a fare il primo impasto. Qua si inserisce prima l'acqua, quindi questo è un litro, e iniziamo a mettere 50 g di sale. Allora, si inizia a farla girare, così il sale è sciolto nell'acqua, e si inizia ad aggiungere il 10% del peso della farina che praticamente andiamo a utilizzare. Diciamo che sicuramente ci troveremo con una temperatura del genere, diciamo 1,7 kg per litro. Quindi io adesso vado a pesare 170 grammi di farina. C'è una ciotolina. Questa possiamo lavare pure qualcosa. Lavare un po'. No, va bene.
No, no, va bene, anche non si può. Allora, adesso iniziamo a introdurre il 10% della farina. E la facciamo girare giusto un minuto. Non ho capito. Il 10%. Adesso invece iniziamo ad aggiungere il lievito. Quindi abbiamo scelto 3 grammi. Iniziamo a aggiungere il lievito, lo facciamo girare un poco. Quindi adesso abbiamo messo 160 grammi, ci cominciamo a pesare, quindi 160. Adesso incominciamo a metterla perlomeno la metà di questa farina che abbiamo pesato. Iniziamo a farla girare. Tutto questo processo non deve durare più di 10 minuti, quindi dall'inserimento dell'acqua e il sale. Che cosa? No, adesso la inizio a prendere. Ma prima, perché è giusto per sciogliere giusto gli elementi di una... La frusta? No, è rosciotto. Sì. Comunque adesso l'impasto è ancora umido, quindi si andrà a sciogliere anche in questa fase. Qua, proprio sopra sta.
Ci arrivi? Vai? Vai, sì, vai. Ecco. È andata? Sì, sì. Evidentemente non ce la fa. No. Non ce la fa, evidentemente. Non ci ha attaccato niente. Mi sa che è troppo carico, c'è troppo carico, lo dice di là. No. Adesso hai aggiunto ancora un po'. Sì, ancora un po' di farina. Ed è avanti così un po'. Sì, tutta la durata deve arrivare massimo a un quarto d'ora. La durata del mettere gli ingredienti, non ci dobbiamo troppo dilungare. Quindi nel totale di pasto deve girare un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Quindi quando utilizzerete l'impastatrice così a braccia su parti, l'effetto purtroppo lo riesco a vedere solo io in questo momento, è la sostituzione più naturale dell'impasto a mano, perché ha un oggetto, quindi l'impasto deve essere incordato in questo momento. Bene, lo stesso non fa niente, però magari per arrivare al punto pasta ci vuole un po' più di tempo. Però la regola della tradizione della vera pizza dice che insomma la farina non va aggiunta tutto subito. Ma adesso non sta andando a vuoto. Cascata da su. Segna e poi devi. Lo segna tutto e poi devi. Già a questo punto possiamo iniziare a toccare l'impasto per iniziare a controllare il famoso punto di pasta, che diciamo che è una cosa che è quasi inspiegabile ed è frutto, diciamo così, dell'esperienza, quindi nell'approccio continuo tutti i giorni, quindi riuscire a determinare toccando l'impasto e calcolando il lievito presente che c'è nell'impasto, quindi qual è il giusto punto di pasta che per oggi va bene per le pizze che dobbiamo preparare. Quindi questo è solo un frutto un po' di esperienza. Nel tratto generale dovrebbe essere un impasto che deve non risultare ancora appiccicoso come lo è ancora, perché deve ancora lavorare, e deve essere elastico e morbido. Quindi questa è la caratteristica principale
per la pizza napoletana. Però questo qua bisogna ancora di essere lavorato e aggiunto ancora un po' di farina. Però l'approccio con la lievitazione diretta delle 6-8 ore è questo. Quindi l'approccio per la pizza napoletana, la vera pizza napoletana, di 6-8 ore di lievitazione è un impasto diretto. Quindi nell'abilità di riconoscere l'impasto che si fa quando avrà la sua maturazione e quindi potrà iniziare a lavorare a fare le pizze. Sta iniziando già a pulire la vasca, che è un altro elemento importante quando facciamo l'impasto, perché inizia a staccarsi. Inizia a presentare una sensazione come se sarebbe grassoso, no? Quindi l'impasto. Quindi è una delle prime fasi che cominciamo a riconoscere, che l'impasto è quasi al termine, diciamo così, della... Sì, piano piano, in modo tale che inizia quella ad assorbirla, sì, perché quando la metti tutti insieme magari può darsi che, magari quando si usa una farina così forte non riesce assorbire tutto. Adesso sono 10 minuti che praticamente lavora in un regime, diciamo così, già compatto di base. La sensazione è quella che l'impasto deve trattenere le mani, però a un certo punto si deve sentire la sensazione che vi lascia, quindi vi lascia liberi, diciamo così, ecco, di, nella presa, di vedere il punto vasto. Sì, sì, non so, sta lì da prima. Solamente, vabbè, questo poi dipende un po' dalle zone, quindi bisogna provare per capire le quantità di sale, però visto che qua già ci sono stato l'anno scorso, quindi ho riscontrato che praticamente con la mia, diciamo così, ricetta, che poi la ricetta della pizza napoletana, andava bene. Ma in Italia comunque in generale va bene l'acqua con quel tipo di... A Roma è molto dura. Dove? A Roma. Ah, a Roma. È molto simile, io non so sta cosa. Sì.
abbastanza. Un'altra praticamente risposta che ci dà l'impasto per capire anche se la farina passa praticamente è che inizia a scomporsi mentre era, insomma, un solo impasto ancora compatto perché c'è ancora molta presenza di umidità. A un certo punto ci fa capire che praticamente siamo bene così, quindi nel senso inizia a scomporsi, poi inizia di nuovo, ecco, a legarsi di nuovo, quindi siamo arrivati sicuramente al termine. Che lo strap è... sì, è uguale. Allora, qualsiasi impastatrice, io non so ancora questa perché non l'ho vista accesa, la cosa importante è che la vasca deve sempre girare, che sennò l'impasto sta sempre allo stesso posto, quindi si riscalda e il risultato finale è pessimo. Questa qui diciamo che è diventata, insomma, sì, la vasca sotto gira e quindi diciamo simile al movimento naturale delle mani all'interno, insomma, di un contenitore. Questo è un punto pasta che, diciamo, per la temperatura e la tipologia di farina che abbiamo usato oggi, quindi una farina abbastanza forte, va benissimo. È ancora più tenace, però comunque la resistenza è quella. Ti può cambiare magari di una mezz'ora, un'ora al massimo. Quindi è morbida, elastica, però ci lascia. Sono staccata io la... Non staccare io. Che cos'è? Questo è il ah. Sì, faccio un'altra operazione, però non lo voglio toccare per niente. Tutti i prezzi. Coefficiente di penetrazione. Così chi arriva su. Deve essere così, però è importante che vi lasci. Quando te lo tocca, no? Vi lasci. Quei movimenti quando si approccia con l'impasto devono essere decisi, quindi l'impasto non da morso, non morde, quindi cioè, il movimento è deciso, deve essere avanti, se, questo anche con la pizza, quindi se l'approccio è di paura contro l'impasto della pizza, ci rende tutto più difficoltà, c'è più difficoltà, quindi si appiccica, la pizza non fa più, dici tu, inizia a essere un po' più complicato. Invece se si è decisi è tutto molto più semplice. No, vabbè, insomma. No, sì, è giusto. No, adesso la facciamo riposare giusto un minuto e la facciamo fare un altro giro. Perché se adesso lo vedete l'impasto ha una forma ancora, diciamo così, non è bello liscio ancora, insomma. Io faccio questo colpo adesso, di giusto 2 minuti. Sì, giusto 2 minuti. Quindi 52 e 54 la faccio girare giusto un altro minuto, così avrà un altro giro di corda, quindi avrà un'altra... e lo lasciamo riposare per 2 ore. Che cosa? No, io ho finito, io ho messo 1,2 kg, ne ho pesato 1,6 kg, quindi mi sono portato al massimo 1,8 kg, se controlliamo quanta farina ci sta,
dovrebbe essere tra un chile 7 e un chile 7 e 50. No, facciamo così. Considerate che questa è una pagina molto corta, magari se avete usato una miscela tra blu e questa qui rosso, non solo blu, ma comunque sicuramente così. Una 650, siamo su 50, 50. Non ho capito. Ma in range 1,6 e 1,8. Io ne ho messo 2 e 1,6. Io ho messo 200 grammi che sono pesati 1,6. Ne ho messo 200, insomma, non è che cazzo è molto. Quindi mi sono messo tutta la farina. Vabbè, mi sono messo tutta la farina, non avrei cambiato niente, 40 grammi di farina, quindi avrei anche poco. La possiamo rifare con 160, è la stessa cosa. Ok, adesso lo facciamo girare per un altro minuto, che se qualcuno vuole venire a vedere cambia praticamente totalmente il paese, anche se l'hanno toccato un po' tutti. Inizia a diventare più un fisce, soprattutto quando è andato, no? Quindi inizia a diventare perché al palco non impasto magari un po' c'è una situazione dove si tocca la seta, no? Quindi, sì. Ma questa qui ha sostituito sì, non ricordate. È chiaro. Ok. Sì, dopo ma ormai sulla pizza la vedete che ci dimette. Questo qua è un passo del disciplinare, quindi non lo so questo passo. E no, perché noi l'associazione, quella più storica della qualità, sono rimasti le 30 famiglie più storiche di Messina, quindi hanno portato pure questa ricetta che un po' abbraccia tutti, e quindi c'è il reddito che va, il 6-8 di Parigi, quindi per chi la vuole insomma diciamo così più morbido, oppure un po' più dura, e sale 50-55 grammi, così. Sì, io conosco anche l'iniziale, io conosco il mio ragazzo di cui sono 90 grammi in Italia, ma così ammazzano le persone, le ammazzano proprio. Eh sì, perché poi gli passano la notte a bere, la pizza non viene digeribile, perché magari loro per farsi un'alimentazione di 15-16 ore, che è una cosa che non è mai esistita nella pizza napoletana, è così, devono aumentare le gradazioni di sale, perché se no non regge di fare. E poi alla fine il risultato finale che quando mangi questa pizza hai tanta sì, quindi ovvio. No, perciò c'è un internet, magari ci sarà lui, non sa fare, non sa dire, devi domani, ci sta non fare. Sì. Ok. Non mi hai avvisato, sai che non mi avete avvisato? Che era passato più di un minuto? Allora, mi servirebbe un panno di vino. Un panno volontario. Allora, adesso la facciamo riposare 2 ore, quindi alle 3 si va allo strike. Questo qua va bene, è super italiano, Thank you.
cioè, sì, perché questa dopo serve, questa serve. Allora invece con la spirale il modo giusto, che non è con quella, si mette tutta la farina prima, quindi come diceva lei all'incontrare. Quindi qua inseriamo tutta la farina, poi l'acqua, il sale e il lievito insieme. Si fa questo perché? Perché la spirale non ha la capacità della braccia tuffante di avvolgere il tutto. Quindi si deve iniziare con un impasto più già duro subito all'inizio nell'impastatrice, per poi al di dietro dell'acqua lo riportiamo al punto di pasta che preferiamo. Quindi adesso vado a pesare direttamente tutta la panna. Questo è più grande, giusto? Possiamo fare due litri di acqua. Vabbè, facciamo anche 3 litri? Sì. Quanto è? 5 più 3. Facciamo 2 litri, eh? Sì, ok. Inseriamo prima tutta la farina, che ha una funzione più per le creme, non per le creme. Quindi non riesce a portarti ad ottenere il pasto classico della pizza napoletana, che è il problema. Allora, mettiamo l'acqua direttamente.
100 grammi di sale. Quindi adesso ne utilizzeremo 6 gradi. L'impasto viene mosso tutto, quindi non come quella lì che dicevi tu, quella si utilizza normalmente per la crema, perché non, con l'impasto non va bene, cioè l'impasto ha delle incordature, quindi quella lì non riesce a incordarlo perché gira sempre allo stesso posto. Questa qui ho messo prima il sale, quindi quando ho riversato l'acqua sulla farina e l'ho fatta girare, giusto un paio di minuti il sale si scioglie e quindi aggiungo il lievito, quindi è presso a poco il processo che abbiamo fatto prima. Ci sono delle spiegazioni pure a livello chimico, no? Che il sale insieme al lievito blocca la lievitazione, ci sta che il lievito ad esempio lo mette proprio quasi alla fine. Però ci sono invece degli altri studi che dicono che praticamente il mettere insieme il sale e il lievito nell'acqua e poi aggiungere la farina, che è il processo che fanno i pizzaioli napoletani ormai da centinaia di anni, e ha dato proprio la caratteristica al tipo di impasto, a livello chimico, al tipo di impasto e anche alle lievitazioni, perché ovviamente i pizzaioli hanno iniziato a fare le lievitazioni e quindi tu aggiungendo sale e lievito nell'acqua subito ti fai un tot grammi praticamente di lievito, conosci la tua lievitazione, quindi sai di che cosa hai bisogno, magari cambiare totalmente il sistema ti può far sballare le lievitazioni, quindi non ecco perché esiste oggi il disciplinare che ha messo in chiaro un po' questa situazione. Quindi qua abbiamo messo 1,7 kg in totale. Vediamo se ce la facciamo, se no ne aggiungiamo dei lati. Qui l'aspetto dell'impasto è totalmente diverso, perché mentre lì abbiamo la possibilità di vedere che si forma, diciamo così, questa
questa palla di pasta, invece qui insomma viene un po' attorcigliato su se stesso. Al litro, quindi ha detto solo gli altri 50 gradi, però controlliamo anche questo. Anche se la situazione di impasto può variare insomma da un minuto all'altro, da un giorno all'altro, insomma impasti diretti alla, a breve lievitazione hanno anche questa difficoltà, sono più difficili dell'impasto magari usando per la pizza napoletana dove si usa pochissimo po' di lievito, anche se anche qua abbiamo usato pochissimo lievito, però il punto di pasta è fondamentale e necessario perché, giusto per fare un paragone, se sulla signora che, facciamo un esempio che è l'impasto, no? Se mi seguo io sulla signora, la signora dovrà detenere un certo sforzo per alzarsi, se si siede una persona più grande ne dovrà detenere ancora un altro, se si siede una persona più leggera lo sforzo sarà minimo, quindi questa è la lievitazione, quindi il punto di pasta è il punto principale per la lievitazione, c'è anche anche grosse quantità di lievito all'interno, ma anche il punto di pasta ha sempre il suo fattore, perché è lo spazio che noi lasciamo libero per lasciare i lieviti liberi di agire, di fermentare, quindi di farli uscire fuori dall'impasto attraverso l'umidità. Quella è la cosa fondamentale, quindi con il punto di pasta noi riusciamo a determinare attraverso l'esperienza, quindi perciò dicevo bisogna avere un approccio continuo quasi tutti i giorni, nelle 6-8 ore. E quindi abbiamo questo range. L'impasto dopo non è che non è più riutilizzabile oppure non è buono più, però comunque se ha un impasto che ormai ha perso tutta la sua forza, no, si può recuperare, poi magari se abbiamo il tempo vi faccio vedere anche come i vecchissimi pizzeri napoletani ancora prima di questo ne facevano ancora un altro, quindi il famoso impasto di riporto, no? E quindi l'impasto che rimane va fermato in un luogo asciutto, quindi diciamo così viene bloccata la lievitazione, perlomeno si tenta di bloccare l'ultima parte di lieviti che rimane, e poi lo si va a riprendere il giorno dopo con il 10% di tutti gli ingredienti che normalmente si mettono all'interno dell'impasto per il suo peso. Quindi se noi abbiamo un chilo di pasta che c'è ammazzata nell'impasto del giorno dopo, prima aggiungiamo 100 g di acqua, ci aggiungiamo la proporzione di sale, quindi 5 grammi di sale senza aggiungere il lievito, e lo si fa praticamente rimpastare aggiungendo della farina nuova che sarà quella che praticamente ci riattiverà i lieviti che sono insomma così che restano nel vecchio impasto, però bisogna fare molta attenzione perché lì il punto di pasta gioca ancora un ruolo ancora più determinante di questo. Perché se andiamo poi a riportare l'impasto che ha un punto di pasta troppo rigido,
la pizza non la stendiamo più. Quindi bisogna avere un fondo di pasta comunque molto umido, quindi molto 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 umido. E lì le difficoltà da parte del pizzaiolo ne sono ancora di più, perché comunque è molto più fragile, bisogna avere dei movimenti insomma ben precisi per avere una pizza perfetta, perché la pizza, oltre ad essere perfetta gli impasti, gli ingredienti, che sono tutti importanti, ha anche il suo lato, diciamo così, del piatto, no? Che comunque non deve essere una cosa deforme, ma deve essere comunque insomma una pizza che ricorda gli atteggiamenti magari dell'artigiano nella pizza, quindi non è che deve essere proprio, voglio dire, con uno strumento a compasso, però l'aspetto che deve avere deve essere perfetta, no? Quindi nella cottura, nel condimento, insomma non deve essere troppo ricca di ingredienti, perché la pizza ricca di ingredienti stufa al momento già che non se la mangia, quindi deve avere un giusto equilibrio. Questo grazie anche al disciplinare che anche pizzaioli ci ha permesso insomma anche di calcolare che tipo di ingredienti la mette sulla pizza e quanto ingredienti la mette sulla pizza, che è un altro lato molto importante della pizza. Questo qua è proprio totalmente diverso da quello, perché quello lì fondamentalmente tende a far uscire fuori l'aria che incorpora durante l'impasto, invece questo qua la trattiene, quindi qua c'è più ossigenazione, quindi è diverso. Sì, per me può andare bene pure come sta adesso, come punto di pasta, anche se è un po' troppo morbido, ma è morbido perché c'è molta aria dentro. Sì, ma la lievitazione parte subito. Sì, perché l'altra l'aria la riesce a fare uscire pure. Infatti qua mi hanno preparato il gioco di farina in più perché avevo capito che sarebbe arrivato fino a un chile 8. Anche adesso ci piacerebbe fare l'impasto a mano. L'impasto a mano è un impasto che la sua caratteristica, perché comunque noi manualmente non riusciamo a mettere tutta la forza che ci può mettere comunque un macchinario, può essere un impasto che usando lo stesso lievito, quindi che usiamo per l'impasto con la brancia del pane e poi con la spirale, ma lo possiamo sicuramente consumare anche con una distanza più breve, quindi anche 4 ore, 5 ore di maturazione, cioè già vanno più che bene. Quindi abbiamo un impasto sicuramente più soffice, perché a mano comunque non riusciamo a dargli la forza che ovviamente gli riesce a dare un macchinario. Quindi con questo qua siamo arrivati a 1,8 kg, quindi il massimo consentito. E noi così. E significa che la farina che praticamente stai utilizzando non è una farina adatta al tipo di impasto che stai effettuando. Normalmente al di là voglio dire che la farina che stiamo utilizzando è famosa per gli impasti della pizza napoletana, però comunque voglio dire, anche se uno prova una farina che magari non ha mai provato, questa può essere già un primo insomma campanello d'allarme a farti capire che quello che stai utilizzando non va bene per il risultato che vuoi ottenere tu dalla impasto. No, prego più. Più in estate, perché sta bisogno di una cosa un po' più forte. Oh,
Facciamo lo stop di due ore. Ah, questo qua, ah, no, chiedo scusa. Pensavo alle due limitazioni. Sì, sì, comunque la faccio. Quando... è quasi pronta. Per me è pronta, diciamo così. Io la fermo, la faccio riposare per un paio di minuti e poi la vado a riprendere la pagina di davanti. Già parti per fare un passo della pizza napoletana, comunque devi partire con una base, scusate, una farina che ti fa una miscela, un prodotto che è indicato per quel tipo di pizza, no? Quindi è impossibile non raggiungerlo, anche perché sarebbe dispendioso, cioè tu se devi utilizzare più farina per fare un impasto, no? C'è anche il profilo economico, magari non le farine hanno un costo maggiore ma hanno una resa maggiore, al di là delle farine che magari sono più economiche ma hanno una resa minore, quindi magari tu non te ne accorgi ma avete sempre più farina, tutto questo ha un costo con la farina. Anche se con queste qua professionali difficilmente succede questa cosa. Sì. Per aggiungere dell'acqua, quindi considera che se un impasto ovviamente tu aggiungerai un litro di acqua, no? Se tu metti un dipende quanta farina ce ne metti più, ovviamente se tu metti tantissima farina in più te ne accorgi subito perché si va a spezzare l'impasto, quindi te ne accorgi subito. Però se si spezza l'impasto ovviamente magari ti misuri l'acqua che vai ad aggiungere di nuovo e gli aggiungi meno il sale. Se tu inserisci la farina gradualmente, io credo che non succederà mai che tu riesci a mettere tantissima farina in più, perché tu gradualmente che stai seguendo l'impasto, quindi te ne accorgi nell'eventualità che stai aggiungendo troppa farina, no? Quindi lui vede, si scompone, no? Ok, e poi a un certo punto, giusto 30 secondi, si va a ricomporre il nuovo, quindi sta asciugando ancora la farina che hai bisogno. E non penso che tu riesci a mettere tantissima farina prima, no? Quindi nell'eventualità che può capitare una cosa del genere, tu man mano aggiungi dell'acqua misurando quanta acqua stai aggiungendo, così hai la possibilità di sapere quanto sale devi aggiungere ancora di più. Giusto? Cioè non la devi mettere così l'acqua, magari come la brocca si ha capito mezzo litro d'acqua, un litro d'acqua, e magari sai che con un litro d'acqua devi aggiungere con calma 50 grammi di sale. Poi dipende che tipo di impasti fai, se fai un impasto di 15 litri d'acqua, quindi stiamo parlando di impasto di 40-45 litri di pasta, diciamo che un litro di acqua non è che sconvolge il tuo impasto.
Quindi anche se non ci potresti stare a leggere. No, questo è per il pasto a mano, sono già preparato. E l'impasto della pizza napoletana non è mai previsto il frigo, quindi è inutile preparare l'impasto per fare la pizza classica napoletana per poi riportarlo nel frigo. Questa è la base per l'impasto. L'unica, diciamo così, tolleranza che si può avere per un cambiamento di clima, delle cose, quindi che anche a una metà della lievitazione, quindi già quando è fanetto e nel contenitore, che con l'ausilio, diciamo così, di una cella frigo viene bloccato. Quindi lo controlliamo per un attimo perché magari poi lo stiamo spostando. Quindi questa è l'unica concessione che viene fatta. Però non è consentito per fare una pizza con la SPG, quindi fare l'impasto, passare allo stagno e metterlo nel frigo, e quindi farlo lievitare nel frigo 12-24 ore, ma che praticamente inutile, cioè siamo un prodotto molto scadente a differenza di impasto diretto di 6 ottobre, quindi, perché parliamo di una cottura di 450 gradi, quindi ha bisogno di un impasto vivo, perché se no non si colora. Sì, quella è una tecnica di lievitazione che non va bene per la pizza napoletana, anche per la cottura della pizza napoletana. Ok, questo qui è pronto. È molto similare a un altro, se lo volete toccare, quindi appiccicoso, ma lascia le mani. È un po' caldo perché questa qua riscalda, la differenza. Sì. Qui abbiamo il sfume 8. Perché... Basta 50 grammi di più. Hai toccato l'altra? Uno per 50, 150 grammi di più. Questo è un po' più grande. Qui l'ha preso tutto il chilo al litro. Sì. Più o meno. No, lì siamo arrivati a 1,650. Qui sono due tacco, abbiamo fatto più in basso. Tre chili e tre chili e cinque, tutto proprio cinque. Questo va bene. Magari mettiamo un dito, un po' di farina, con Paolo a ricercare. Sì, sei grande di lievito. Io sono l'altro, no? Che ma che non riesce a staccare? No, perché questa finita non è un po'. Ma utilizza la vasca di lavoro. Quindi che cosa dobbiamo fare? Il torciglione. La facciamo finire giusto altri 2 minuti con l'altro po' di panino. Quanti minuti riesce a stare la pizza per essere troppo?
colorazione c'è. Perché ovviamente tutto quel tempo anche la parte di sale attraverso l'umidità non è riuscita e quindi ovviamente il colore è generico. E poi se non c'è il problema c'è il problema, se no la devi buttare e peccare. Direttamente lo specchio. Qui non lo faccio perché, per due motivi. Uno per farvi capire bene che cos'è la doppia limitazione nel risultato finale. La puntata diretta va bene quando tu stai nel tuo locale, perché conosci tutto, quindi ovviamente sai che non hai difficoltà. La puntata diretta di 8 ore cioè, ti può creare dei problemi, capi delle limitazioni, e tu qua non sai. Come potevi gestire perché non c'è il tuo forno, non c'è il tuo banco, non ci sono la serie di cose. Ogni disciplina invece ha provato questa doppia limitazione perché dopo due ore quando tu vai a riprendere l'impasto, quindi lo staglio, gli dai un'altra volta la forza alla maglia di prima, quindi vai più sicuro che dopo 4 ore avrai comunque un impasto, anche se è troppo maturato, però che è ancora tenace. E quindi ti consente anche un posto che non è casa tua di non avere quelle difficoltà che magari riesci a gestire solo nel tuo locale, perché le tue limitazioni sono nel tuo locale, perché vi torno a ripetere, le limitazioni sono molto personali, per quanto c'è il disciplinare, c'è lo scienziato, c'è stata qualsiasi persona, però la limitazione è molto personale ed è molto soggettiva dove va fatta. Perché non solo il lievito che ne mettiamo all'interno dell'impasto, ma anche quello che ci sono nei microbatteri che ci sono nei locali, che influiscono nel sapore, nella limitazione, in tantissime cose. Quindi una limitazione che per me è giusta nel mio locale, nel mio laboratorio, può darsi che da me dura 6 ore, la faccio qua, magari tra 12 ore non è pronta, oppure magari tra 4 ore è già andata. Quindi bisogna sempre tenere molta attenzione a questa cosa. Sì, ci sta quel tocco, comunque di diversità ci sta sempre, è normale, nella tua umidità, nel tuo posto. Va bene. No, 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 è proprio questo qua, un litro d'acqua, il range da 1,6-1,8 di farina, quindi poi viene dal punto pasta. No, no, diretto, quello che stavo dicendo adesso con lui, no? Subito lo staglio. Subito lo stagno, sì. Quello magari che gioca ma si stringe dentro il parete. Sì, però qua ci sta un'altra cosa. Per lo stagno diretto si dovrebbe usare il legno, non la plastica. Perché la plastica ovviamente non riesce ad assorbire l'umidità. Niente, la devi la si ottiene in 6-8 ore e la plastica magari in 4 ore già è maturata. Quindi ho preferito fare la doppia limitazione, quindi prima quella in bacio di 2 ore, poi staglio e il restante per avere la sicurezza maggiore che la plastica non mi crea dei problemi. È meglio giocare con il legno asciugato, magari su una casa con la bomba 5 stelle, la variabile della plastica e la virus. Allora, questo qua adesso lo facciamo fare un minuto e lo facciamo girare. Questo qua che poi la faccio, no? Non ti togli di me. Ok, la togliamo. Okay. Occupi la cassetta, ma va bene, vai, se non si vede. Ok. Vabbè, allora inizio a fare questo, così facciamo giro. Spero un po'.
Sono loro due, la terza ma anche Valentino. No, mi ha detto che stanno a... adesso c'è pranzo per c'è. Siamo a fare girare. Adesso anche questo impasto lo facciamo riposare due ore, copriamo un palmo umido. Adesso partiamo con l'impasto a mano. Allora, per l'impasto a mano, meno male il procedimento è come quello che abbiamo fatto nell'impastatrice nella braccia. Quindi inseriamo l'acqua. Mettiamo 50 g di sale e con le mani facciamo sciogliere il sale e l'acqua. In che senso il sale? Siamo 10 minuti in qualche modo. Non è che te ne accorgi quello che poi iniziamo a mettere un po' di farina. Qui abbiamo a mano molte più difficoltà perché ovviamente iniziamo a fare questi movimenti molto energici in modo tale da far sciogliere la farina dell'acqua. Quindi ho ottenuto tipo pastella comunque. Ci aggiungiamo un lievito. Tre grammi di pellicola che siamo rimasti. Iniziamo ad aggiungere un po' alla volta la farina. Anche quando si fa l'impasto a mano bisogna avere l'accorgimento di girare sempre la mano. Anche questo movimento, quando inizia a diventare più solido l'impasto, può aiutarvi, quindi questo movimento, perché vi fa sciogliere tutta la farina. Cercare di essere, quando si fa l'impasto a mano, di essere molto puliti
nel lago, quindi di non lasciare nessuna traccia di base. Poi, quando si inizia a sentirla più solida, fare questo movimento con questa parte delle ginocchia. E andare nel cuore, variando il maschio. E girare sempre la coppa. Non abbiamo più bisogno della ciotola. Sì. Non è ancora morbida, eh? Bisogna ancora aggiungere l'altra panina. Che cosa? Sì, adesso. Bisogna aggiungere ancora dell'altra panina. Io dico in questo punto, perché è inutile che ci continuiamo nella vasca, dove il lavoro è anche più duro. Anche per questa ragione. Antica era questa qua, praticamente si arriva alla farina e si va indietro, quindi prendere un quantitativo di farina e farla assorbire alla farina. Quindi iniziare a fare dei movimenti per portare al centro la farina.
No. Ok. Per l'impasto a mano, se riusciamo a mettere tutta la farina, è ancora meglio, perché abbiamo bisogno che regga il più possibile, perché a mano comunque non riusciamo a darci un portato da un bagnato. Se riusciamo, se non vuole sì, perché l'unica incorporatura che possiamo fare è questa. Quindi bisogna avvolgerlo così e spingere. Che cosa? Lo frutto? No, nella pizza non prepara, non ci sono... No, nessun gas. Fare uscire tutta l'aria, quindi lo stesso procedimento che poi avviene con l'impastatrice a fascia di fracco, no? Quindi l'impastatrice fa questo movimento, giusto? Quindi incorda e ti toglie l'aria. Allora, però questo qua lo facciamo riposare 2 minuti, perché adesso si presenta così, molto grassoso, quindi giusto 2 minuti e cambia come cambia quello di prima. Adesso? Sì, lo ripetiamo l'altro. Ma perché un impasto che all'interno ha troppo aria ti crea delle difficoltà durante la lavorazione del panco, quindi della pizza. Ma al di là delle bulle, perché per la pizza napoletana, no? Che la si stende con le mani, poi la si condisce, poi con le mani si porta, si tira sulla palla, che scusa il piatone perché e quindi hai bisogno comunque di un impasto morbido ma che ha tanta elasticità. La troppa presenza di aria nell'impasto ovviamente lo fa affocciare, quindi si stracca e quindi non ti dà più la possibilità di lavorare a mano. Si riesce sempre a lavorare, però non ti consente poi insomma la velocità, quindi devi andare più piano, devi fare più attenzione. Un altro impasto senza aria, che ci sono poi dei procedimenti, quando sarà l'occasione ve lo faccio vedere, l'impasto della zeppola napoletana, non so se la conoscete, non so se si fa con le mani, ma quella è quasi acqua. Quell'impasto lì è un impasto proprio in assenza di aria, cioè aria, non so, ci sono dei processi
praticamente che servono, dalla preparazione, poi come si fa fare la prima iterazione, la seconda, che permette che tu stacchi un pezzo di pasta che considera, là stiamo vicino al 1,2 kg di farina per litro, quindi considera che è improponibile, diciamo così, però ti consente, perché la non presenza di aria, quindi quasi la non presenza di aria, ti permette che l'impasto non ti rimane molto, quindi tu basta che ti bagni un po' le mani con l'acqua e quindi riesci ad approcciare con l'impasto, perché vicino agli impasti morbidi l'approccio non deve essere con la farina ma con l'acqua o con l'olio, perché anche i vecchi pizzeri napoletani, la pizza fritta che vorrebbe un impasto molto più morbido, la sistemiva con l'olio e non con la farina, anche perché la farina nell'olio può ovviamente va a bruciare più presto la farina, che cambia molto, quindi la farina anche per la pizza al forno va bene nella prima fase iniziale, quindi nella prima fase di stesura, poi la farina deve essere abbandonata totalmente, quindi l'impasto deve essere quello che bisogna condire, quindi farina non ce ne deve stare, e sotto neanche, che è il minimo consentito, perché sennò poi brucia nel forno, si fa la patina rossa sotto la pizza e quindi poi diventa amara al momento che si mangia. Non è brutta ancora. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che sugli altri non hanno nulla, si conferma. Il fatto che le dicevo alla signora prima, cioè l'alimentazione è già iniziata, perché se lei vede ci sono tutte la presenza praticamente di colicini, quindi l'alimentazione dell'impasto inizia già al momento che iniziamo l'impasto. Perché quando si incrocia il lievito con gli zuccheri della farina si innesca praticamente la liberazione. E quindi diciamo che si dovrebbe calcolare anche, perciò viene calcolato, cioè 10 minuti massimo per la preparazione tra acqua e farina, massimo un quarto d'ora, perché anche quello influisce poi sulla lievitazione. Sì. No, quelle lì, diciamo così, che già sta in esasperazione, c'è molta presenza di umidità. Sì. Sì. Ecco, mi è molto idratato, molto probabilmente. E ti fa già quegli effetti. Che tipo di farina usi? No, al di là del W. Chi è? Di Grosseto. Ah, Grosseto, no, non la vedo. Farina per questo. W è un indicativo, è un indice, cioè, della caratteristica della farina. Inizia già a fare le bollicine. Forse perché vorrebbe più farina. Più farina, non se ne fa meglio. Meno idratazione. Per esempio la nostra pasta per le zeppole è come dici tu, cioè dopo mezz'ora già iniziano le bollicine, però parliamo. Sì, molto aperta, proprio una bollicina, che poi se c'è aria si secca pure. Non capito quale bollicina è. Sì, nella cottura va bene, anche la bollicina nella pizza napoletana vediamo. Allora, se noi parliamo di pizza è una cosa, se parliamo di pizza napoletana, mi sono pizza, io sono napoletano, non sono pizzaiolo, è tutta un'altra cosa. Sì, ma devi avere anche la bollicina fuori, la pizza napoletana. Quello è sinonimo di lievitazione, di una fresca lievitazione. Quando l'impasto è molto perfetto, anche quando esce dal forno, quindi non ha segni di macolatura, è uniforme, quindi tipo la pizza Findus per intenderci, no? Quella lì che compriamo al supermercato, io non l'ho mai comprata, la mia fortuna, quella lì è un'altra cosa. Poi c'è la pizza napoletana. La pizza napoletana, anche nell'aspetto finale, perché è un prodotto altamente artigianale, ha anche la bollicina che può essere bruciata, cioè è tutto normale nella pizza napoletana, quella è la pizza napoletana. Questa perfezione di non avere la bollicina non esiste nella pizza napoletana, perché siamo artigiani, quindi ovviamente facciamo l'artigianato come magari il grosso atelier di moda che lo fa ancora a mano, non siamo macchine, quindi ovviamente proponiamo il nostro prodotto, che grazie al nostro prodotto poi è uscito pure la pizza italiana, tutte le altre pizze.
è sempre indice di buona direzione, questo lo volevo dire, perciò l'ho fatto ad esempio con la zirpola. Va bene. Mi dà della bollicina, perché lei parte dal centro, l'aria va passata nel cornice. Questa è la tecnica, è giusta. Se le fa la bolla è giusta, ok? Magari la bolla, lei quando fa questo movimento e riesce la bollicina, lei fa così. Basta. È molto semplice. Perciò lei ha bisogno dell'artigiano, pizzaiolo, che le spiega questo. Però se chimicamente vogliamo spiegare perché la bolla, perché questo, perché non ci deve essere, perché non ci deve essere? Quella è una limitazione. È come comprare un pane e non trovare la bolla dentro, stessa cosa. No, va benissimo, solamente sulla farina. Se lei usa 1,8 kg di farina e su una puntata ferma così le fa già una bollicina, ma più di 1,8 kg ne conviene usare questa farina, magari cambia farina. Allora adesso lo rigiriamo e iniziamo a vedere che bisognerebbe, ecco qua, è più affinato, più gomoso, vedete un po' lì, ed è più rigido. Cioè quindi a mano sono riuscito a fare un lavoro diverso dalla macchina, però magari non ha quell'attaccatore lì. Quindi abbiamo visto tre impasti praticamente, il risultato finale sarà sempre lo stesso. Magari nella manipolazione avranno delle differenze, però il risultato è sempre lo stesso. Quindi questo qua adesso gli facciamo fare comunque le due ore di riposo, anche se ne fa un'ora e mezzo. Ecco qua, adesso se lo lisci. Lo mettiamo nella cassetta e come fa la bollicina? Però in un impasto compatto, ma questa qua va benissimo, però se lei dice come esce su. No, così va benissimo. È l'irritazione, è iniziata la irritazione. Perché magari in un impasto molto idratato, questa bollicina può arrivare poi che ne fa. Cioè non va. Quindi va. Facciamo riportare l'impasto per tutti. Sì, si magna! Ok, grazie.